Eccoci qua, buon pomeriggio, buonasera, buongiorno, quello che è da tutti quanti, da Tuffo Mixer e dal suo canale YouTube. Quest'oggi siamo con Hogwarts Legacy, il nostro Petronio Potter, eccolo qua in tutto il suo splendore, in tutta la sua bellezza, vediamolo anche dal davanti, esattamente come ero io a 18 anni, sono uguale, uguale, identico, spaccato, capelli lunghi, così come questo, occhialini un po' da sclero, faccio da... Vabbè, più o meno siamo quasi somiglianti a noi tanti, tanti, tanti anni fa. Continuiamo la nostra avventura con il nostro maghetto in erba al quinto anno perché ha avuto le spinte necessarie e quindi si trova già al quinto anno. E adesso, se non sbaglio, abbiamo appena vinto la gara di là con la scopa, abbiamo fatto un nuovo record. Che si fa adesso? Diamo un'occhiatina subito nel menu per capire dove siamo arrivati e cosa bisogna fare. Nel frattempo ringraziamo sempre tutti coloro che mi seguono. Grazie a tutti ragazzi, mi fa piacere. Ogni giorno vedo che aumentano le iscrizioni, aumentano le visual, aumenta... insomma, sono molto contento. L'unica cosa che mi piacerebbe è avere tanti commenti, perché i commenti mi aiutano a capire quello che vi piace, quello che volete. Quindi i commenti fanno sempre piacere. Scrivete quello che volete e io sono qua sempre pronto a leggere e a rispondere a tutti quanti. Anche critiche, ragazzi, consigli, tutto quello che vi viene in mente sul momento, scrivetelo tranquillamente, non censuro niente e leggerò tutto e poi ovviamente risponderò a tutti quanti. Allora, siamo qua. Vediamo un po' nel menu le nostre missioni da fare al momento. Abbiamo la missione principale che è la sala delle mappe. Praticamente richiede. Abbiamo già il livello C, siamo già a livello 18, mi siamo a posto. Poi abbiamo da andare dentro l'acqua a trovare l'astrolabio, le chiavi di Delago e il campo dell'evocatore. Allora, facciamo così, raggiungiamo il campo dell'evocatore, non so come ci darà, raggiungi il campo dell'evocatore, le chiavi di Dedalo, dai, andiamo da qualche parte, vediamo cosa succede, andiamo qua. Intanto ragazzi, un salutone anche ai nostri amici, che fuori i talenti qua, qualcosa in più, no, ah, due talenti, abbiamo due talenti da distribuire ragazzi, diamo un'occhiatina, incantesimi che c'è di buono, eh. Cosa possiamo fare con gli incantesimi, vediamo. I proiettili di Findo attraversano i nemici colpiti, raggiungono altri bersagli. Ok, questo l'impatto di Confringo genera danni devastanti. Va bene, anche i nemici vicini a un bersaglio colpiti da accio sono attratti verso di te. No, non ci interessa minimamente. Qua ci vuole il livello 16, quindi possiamo fare. Possiamo. Ah, ok, ci vuole descendo. Qua ci vuole bombarda e qua ci vuole glacius che non abbiamo, quindi queste non possiamo farle. Diamo un'occhiatina alle arti oscure che ancora non abbiamo fatto nulla. Qua che si può fare di bello? Infliggere danni a un bersaglio maledetto provoca danni a tutti i bersagli maledetti. Ah, beh, questo è sempre per i maledetti che al momento diciamo che non ci interessa niente. Espelliarmus ha l'effetto di una maledizione sui nemici. I nemici maledetti subiscono più danni. Ah, questo potrebbe essere interessante. Espelliarmus, vabbè. Stupeficium ha l'effetto di una maledizione sui nemici. I nemici maledetti subiscono più danni. Ah, ok, queste sono tutte maledizioni che possiamo mandare a... Questo invece deve essere già maledetto. Invece questi ha l'effetto di una maledizione. Va bene, possiamo fare anche queste qua. Io direi di niente. Andiamo avanti, vediamo cos'altro c'è di interessante. Perché mi ha fatto andare qua? Ah, da talenti a collezione, volevo dare talenti. Principali, che c'è di nuovo che possiamo fare? Allora, questione di rigeneratrice cura con maggiore effetto. Va bene. Tenere premuto schiva ti consente di svanire, ok. Il proteggo okay, mi fanno più ancora di più. Va bene. Qua invece cosa abbiamo? Ok, questo è buono. Bloccare un incantesimo ha usato un proteggo perfetto, eh. Poi riuscire a evadere un attacco imparabile con schiva. Va bene. I nemici colpiti da Stupeficium rimangono toliti più a lungo, ok. La pozione non mi ci interessa minimamente.
L'impatto di incantesimo base su... No, io farei questo. Lo prendiamo, dai. I nemici colpiti da Stupeficium rimangono storditi più a lungo. Abbiamo Stupeficium? Lo faremo se non l'abbiamo, dai. Va bene, adesso direi di andare... Teniamone una per scorta che ci può essere utile. E andiamo, come abbiamo detto, praticamente usciamo, ci fa vedere la stradina, usciamo da qua. Posso fare così anche per vederla meglio, vedete, ci fa andare su per le scale. Ok, tanto che usciamo per le scale. Un saluto ai nostri amici youtuber Alessandro Gamer, Lupo del Tubo e Burneo, che portano tutti i giorni i loro contenuti sui loro canali YouTube, contenuti di simulazioni calcistiche, simulazioni di motori e anche giochi di ruolo, giochi d'azione, giochi mobile. Insomma, sono tre ragazzi simpatici, che portano ognuno a una sua caratteristica, a un suo indirizzo, chi motori come Lupo del Tubo, chi calcio, prettamente calcistici come Alessandro Gamer, e invece Burneo porta più un misto, giochi di ruolo, picchiaduro, azione, avventura, gli piace variare un po' di più. Andate a trovarli, ragazzi, perché sicuramente qualcosa di bello che portano vi piacerà. Intanto noi stiamo andando avanti dietro come dei cretini. Questa è la porta per uscire, vediamo, siamo fuori. Revelio. Revelium, che c'è qua? Revelium, ma niente, no. Oh, devo andare per di qua, eh. La porta per uscire dovrebbe essere questa. Vediamo. Ok, su per di qua. Quindi andiamo avanti dietro come dei cretini, mi sa, eh. Siamo sempre qua. Dentro di qua. Ok, siamo usciti da... Ah, giù per di qua adesso. Ragazzi, qui no, non finisce più, eh. Niente interessante, là c'è un, là c'è un, dietro al muro c'è una statua che è molto interessante, però dall'altra parte, vabbè, andiamo dopo a trovarla. Per adesso andiamo avanti per di qua e cerchiamo di raggiungere il campo dell'evocatore. Vediamo che ci aspetta, non lo so neanche io, ragazzi, che ci aspetta, è una cosa... Salve, ragazzi. Expelliarmus. Gli fai male così, eh? Ti hai fatto un po' male però, ragazzo, eh? Vabbè. Ok. L'ho alzato? No. Allora, Revelio. vediamo. Cercherò di imparare flippendo l'incantesimo respingente. Una volta che avrai completato gli incarichi necessari, raggiungimi nella serra. Ah, abbiamo delle nuove missioni della professoressa Allium. Beh, intanto raggiungiamo il campo dell'evocatore, poi andiamo nella se... Madonna! Vediamo un po'. Cos'è? Ah, un fantasmino. Fantasmino, ciao! Usciamo di qua. Se si fa uscire, sì. Cos'è? Ah, vuoi fare una gara qua? Ciao. Che cosa ci fai qui? Ti sfido a una partita di campo dell'evocatore. È ora che affronti un vero avversario, non come alle lezioncine di incantesimi di Ronan. Campo dell'evocatore non è solo un gioco, è una sfida di abilità che misura la nostra tempra. Che ne dici? Veramente non è che ho molto tempo, eh. Ma dai, diamo un'occhiata, poi se mi stanco vado via subito, eh. D'accordo, giochiamo. Fantastico! Campo dell'evocatore. Il gioco che cambia di continuo. Quindi che devo fare? Accio. Ah, ci vuole accio. Un attimo, devo cambiare le Hai la pistola di magie. polso? Devo cambiare le magie. Un attimo. Ok, quindi...
Ah, ho fatto poco. Bravo. 20 solo, eh. Più bravo lui. Bravo, bravo. Niente di che. No, troppo piano. 30 mi ha fatto. Prova a battere quello. Lo so, non è mica facile. Se io adesso li butto giù. Diciamo così. Faccio. Questa te la concedo. Aspetta, ho vinto? Sì, hai vinto. Sei un porco. Ne facciamo un'altra, eh? Allora, ne facciamo un'altra? Avremmo dovuto scommettere su quel round. Vuoi rigiocare? Sì, voglio vincere anch'io. Ci sto, giochiamo un altro round. Fantastico. Dai, forza. Ti farà bene. Sì, mi devo allenare bene perché devo giocare. Comincio io. Campo dell'Evocatore, il gioco che cambia di continuo. Ah, tocca a lui? È una questione di polso. Cazzo! È 50? Tutta fortuna. No, 30, bastardo. Niente di che. No! Ma che cacchio, torno indietro, ma bastardo! Ma c'è un finocchio nato, eh? Prova a battere quello. Lo so io. Faccio! Ho sbagliato ancora. Ragazzi, basta, mi ha rotto i coglioni su giochino da culo qua, tanto non vinciamo niente. Abbiamo perso, bravo, 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 bravo. Va bene, hai vinto ancora tu e basta. Andiamo a seguire le missioni, abbiamo dai. Abbiamo dovuto scommettere su quel round. Sì, bravo, bravo. Sei forte, sei figo. No, non voglio più giocare, mi sono rotto le balle. Forse. Non ti biasimo. Torna quando sarai in grado di misurarti contro un giocatore del mio livello, magari. Ma va a cagare, butto pirla. Allora, vediamo un po' che ci ha chiamato professoressa Alium che voleva, vediamo un po' che ci dice, incarico, eccola qua. Allora, ci insegnerà Filipendo, quindi coltiva e raccogli della lunaria, ottieni 3 piante da combattimento, puoi usarle simultaneamente. Lunaria, andiamo alla lunaria, allora. La professoressa Allium desidera che io collaudi sul campo dei cavoli carnivori cinesi una mandragola e una tentacola velenosa, tutti contemporaneamente. Vuole inoltre che coltivi e raccolga della lunaria. Se mi servono semi o piante, devo visitare la rapa magica oppure erbe essenziali e funghi fatali. La guida pratica non mi aiuterà in questo incarico, ma la mappa sì. Allora, vediamo. Ci vogliono. I semi per coltivare quella cosa lì, dove è finita la lunaria, e non credo che li abbiamo, quindi diamo un'occhiatina alla nostra mercanzia, inventario, vediamo se abbiamo già i semi di lunaria, ma non mi ricordo, non credo di averli. Qua forse vediamo, no, lo già abbiamo, fungo, foglie, lingua, mosche, no, mi sa, niente,
No, no, non è lunaria. Allora, ragazzi, andiamo direttamente qua nella mappa e andiamo a comprare della lunaria e poi anche quelle altre cose che ci ha detto la dottoressa, l'insegnante Allium. Allora, andiamo nella mappa generale, usciamo, andiamo nel paesetto qua vicino, vediamo dove sta. Perché la nave è diversa? Ah, che succede? Allora, non riesco più a trovare. Ok, andiamo a Osmid direttamente. Facciamo prima e andiamo a comprare quella roba che diceva. Non è qua, non è qua. Dov'è che saranno? Segui le farfalle, olivande, forse questo. No, le pozioni. Eccola qua. La rapa magica, possiamo fare il viaggio veloce? No, però possiamo fare il viaggio veloce qua. Vai. Ragazzi, ormai qua. Esiste un posto più Andiamo accogliente avanti di con qualche Osmid? missioncina, eh? Allora, non c'è altro da prendere. Ok, la lapa magica dovrebbe essere. Diamo una carta alla mappa. Ce l'abbiamo dritta. Quindi è qua davanti a noi. Questa? No, Pippin, pozioni di Pippin. Quindi siamo praticamente qua. Dobbiamo passare il fiume Shuttle e andare di là. Ok. Revelio. Ok, raccogli pagine della guida, altra guida, va bene, questo non ce l'avevamo. Ok, salve, ah, eccolo qua, ragazzo, buongiorno, salve. Ah, sei tu! Che piacevole sorpresa! Sì, però qua abbiamo ancora la vecchia missione, quindi cambiamo subito, se no non ci dice cosa dobbiamo fare. È incarico della professoressa, facciamo così, perfetto, forse ci dice cosa dobbiamo fare, vediamo. Dovremmo essere scritto qua, perfetto. Continua a raccogliere la lunaria, ottieni le tre piante da combattimento, poi usale simultaneamente. Il signor Ollivander ti ha costruito proprio una bella bacchetta. Sì, ma adesso volevo della lunaria, come Fammi faccio? indovinare, cerchi qualcosa di nuovo. Sì. Allora, vediamo, eh. Semi di grinzapico, malva, centinodia, lunaria. Ok. Fammi sapere se posso aiutarti con qualcos'altro. Stilo flessibile usato nell'essenza focalizzante. I semi di lunarie si possono acquistare presso la lapa magica, va coltivata in semi in vasi grandi. Va bene. Quindi non ci occorre quello. Da vendere abbiamo qualcosa? Questi guantini qua. Ce li vendiamo, dai. Via. Hai il vernacolo degli affari. Lo so, Vuol sono dire un che il mio venditore negozio nato non si è ben provetto. fornito. Provetto, provetto. Allora, andiamo adesso a coltivarla, quindi probabilmente dobbiamo andare nella nostra stanzetta, immagino. Oppure a scuola, si può anche scegliere. Vediamo dove possiamo andare, nella nostra stanza o a scuola. Allora, facciamo così, andiamo direttamente alla mappa di Hogwarts, eccolo qua, e poi alla scuola. Eccola qua, e andiamo direttamente. Stanze segrete, eccole qua, e stanza della necessità. E andiamo subito qua, vediamo di coltivare la lunaria, di farla crescere, bella pimpa. Già arrivati? Ora intanto qua c'è qualcosa da prendere.
Ok, lasciamola lì. Allora, Lunaria. No, Mandragora ancora? No, volevo fare Lunaria, come faccio? Coltiva la cosa. Come coltivo la Lunaria? Questo non lo voglio più, allora. E io ne prendo una, magari, facciamo così, eh. Facciamo così. Una pozione. Come la prendo? Non mi ricordo più come ci prende la pozione, ragazzi. Allora, io ne ho 25 là sotto, ne ho troppe, quindi questa dovrei anche buttarla via. Vediamo. Resa bottiglia, raccogli, distruggi la pozione. No, ce ne ho troppe, vai. Ok. Basta, basta. Qua la Lunaria non si fa qua. No. Quindi la Lunaria probabilmente si deve fare qua, però abbiamo poca roba, quindi magari ci vuole un altro tavolo per la Lunaria. Intanto vediamo se c'è qualcosa da prendere qua, no? Allora, ragazzone, come facciamo qua per evocare? Non mi ricordo più. Allora, ci vorrebbero le magie. Allora. Allora, queste qua sono quelle che ci fanno ok, quindi questo qua crea degli oggetti, ok, va bene, quindi facciamo questo, magari qua, Allora vediamo un pochino cosa ci può mancare. Tavoli da botanico grande, oh, bello grande questo qua, E qua che si può fare interessante, vediamo. Niente posso fare qua, solo guardarlo. Figus! Interessante, molto interessante. Allora, coltiva e raccogli della Lunaria, l'abbiamo... coltivarla, ottieni le piante da combattimento, poi usale simultaneamente. Poi, piante da combattimento... Non possiamo metterle qua quelle che vogliamo, c'è la mandragola. Vediamo. È ancora presto, 7 minuti. Quindi andiamo magari nella scuola. Di qua si esce, no, di qua non si esce. Si esce da qua. Possiamo andare veloci magari, facciamo così. Andiamo nella ok, dovrebbe essere qua sotto. Allora, stanze segrete, biblioteca. Astronomia. Dov'è quello di botanica che non mi ricordo più? Dovrebbe essere qui da qualche parte. L'ala sud. Ok, andiamo. Quello nord, torre di astronomia, non mi ricordo più dove la botanica, adesso andiamo a cercarla, ragazzi, quindi partiamo dall'ala sud, non è qua, quindi andiamo in biblioteca, vediamo, non è qua, sala grande, non è qua, scalinata, non c'è botanica, là è, da qui si esce. Allora, incantesimi, andiamo qua nell'area di incantesimi, vediamo cosa c'è qua in zona. Dovrebbe essere da queste parti, se non mi ricordo bene, andiamo a vedere un'occhiata perché
le cose poi me le dimentico. Allora, vediamo un attimino, eh. Andiamo. Che c'è qua? Vediamo. Diamo un'occhiata intanto se c'è qualcosa di nuovo da prendere. No? Cos'era? Ah, c'è un gatto qua. Qua c'è la scala che ci va su e ci porta fuori da qua. Andiamo a vedere un po' qua su, che non mi ricordo cosa c'è qua sopra. Ah, qui c'è la mia stanza di necessità, che adesso non serve che ci andiamo. Qua non c'è niente interessante. Che c'è qua Una interessante? risorsa molto utile la tua guida pratica. Mi Eh fa sì. Certo, piacere essere. però qua non c'è niente interessante. No, devo cercare di botanica, perché io l'avevo visto prima e è impossibile che non ci sia il botanico di botanica da qualche parte. Alla sud, probabilmente in questa zona qua. Uscita, torre. Ah, infermeria, non siamo andati mai in infermeria, ragazzi. Bisogna scoprire l'infermeria. Quindi direi di andare qua, intanto così scopriamo anche l'infermeria. Facciamo così. E scopriamo l'infermeria, ragazzi, per il momento, eh. Faccio una porta, ovviamente è chiusa. Revelio. Niente di che. Madonna, passa quello in testa, ci distrugge. E qua è chiuso, si trova da qualche parte, vediamo. Non c'è niente. È successo? Rumore molto strano, eh? Ma Revelio. andiamo di qua. Cosa fa questo qui? Si è girato, si è mosso. Qui tutti cantano e suonano. No, di qua non c'è niente. Andiamo di qua. Oh, cos'è quello? Cos'era la stanza? Se arrivi prima di me, ti prego di procurare dell'altro idromele per cortesia. Credo che uno dei tizi appesi nel corridoio del terzo piano abbia un'altra cornice da qualche parte con una fornita scorta. Ok. Cos'altro c'è qua? Un quadro? Qua ci vorrebbe esattamente, vediamo questa. Lumos. È qua fuori? C'è un arco, una colonna e chissà. Oh, c'è un baule qua.
Niente di che. Ho un arco, una colonna. Ce ne sono di archi e di colonne qua a Bizeffe. Ok, seguiamo la strada. Oh. Rebellion. Ah, eccola. Eccola qua. Lumos. Andiamo di qua, la rimettiamo al suo posto. Ok, dacci qualcosa in cambio, brava. Fase della guida pratica, raccogli. 24 ragazzi, me ne manca una. Dai, dai. Ce ne manca una di queste qua e poi abbiamo tutte, è già qualcosa. Nel frattempo giriamoci un Rebellion. po' qui attorno, cerchiamo di capire dove andare. Allora, andiamo giù stavolta. Qui qua è chiuso, ovviamente. Ovviamente le porte importanti sono tutte chiuse. Vediamo. Rebellion. Che c'era in fondo? Diamo un'occhiata. Un punto di legno, è il primo che vediamo di legno, gli altri erano tutti fatti in cemento. Questo è il legno, chissà perché. Perché siamo finiti qua. Interessante questo. Interessante. Andiamo giù di qua. Ah, ok, c'è un ballo in maschera. Revelio. Vediamo, giù di qua. Oh, animaletto stronzolo, non si muove. Ma dai, ma per favore. Non facciamo i giochetti qua. Allora, andiamo un po'. Votare deve essere qua in zona, eh. Questo è già aperto. Vediamo un po'. Stiamo girando come di Matusa. Oh, quanta rovina c'è di là. Madonna, qui è chiuso ovviamente. Porca cazzo, miseria. Le cose importanti. Di qua dove si esce? Ok. Mi sa che qua non c'è nulla di che. Ragazzi, intanto vi devo informare come si fa a coltivare la lunaria e ottenere le tre piante da combattimento. Quelle le abbiamo, basta andare in brugisteria e le abbiamo già. Ciao, bello. Bello, insomma, è un po' sbiadito. Mao, ma che cazzo di versi fai? Vabbè. Revelio. Cerchiamo un'altra posizione. Qua dove si va? Ciao! Ma c'ha paura davanti questo ogni volta che lo vediamo. Ci mancherebbe l'ultimo quadro specchio, che se lo troviamo. Arriviamo a 25, che non è male come trofeo per un inesperto che è ancora questo.
Lumos. È un bel balcone con una sfinge. Ma qui non c'è, andiamo a vedere sopra. Quindi bisogna scendere. Balcone con una sfinge. Dobbiamo trovare un balcone con una sfinge prima di tutto. Non si può mica dargliela. Revelio. E qua non c'è più niente, abbiamo preso tutto. Però qua c'è una porta. Ah, ok. Però qui. No, qui non c'è la farfallina. Balcone con una sfinge, no, non è questo, ragazzi. Torniamo un attimino indietro perché probabilmente se non si può più andare su, bisogna andare giù. Ok, quindi a questo punto qui non c'è nulla, quindi andiamo giù, perché qua non c'è quello che cercavamo, eh. C'è una vetrata con di fianco una sfinge. Cerchiamo la vetrata con la sfinge. E di qua non si può andare però. Qua si esce, mi ha detto. Ma non sono queste le vetrate con le sfinge, credo. Non puoi neanche immaginare quanto fosse scomodo viaggiare prima che inventassi la polvere volante. Sto sbadigliando come una iena ubriaca, ragazzi, perché mi sono alzato alle 5 stamattina, ovviamente, per andare al lavoro. Ribelli. E adesso è già tardi, eh. Noi qua che dobbiamo andare poi dopo, sta porta qua. Ah, comunque è tipo queste. Vediamo qua, c'è qualche porta finestra che ti assomiglia a quella, ma non credo, siamo molto lontani, non credo che siamo. Qualcosa qua. Vediamo. Statua di drago dormiente. Il motto di Howard è drago dormiente nunquam trillandus, ovvero non stuzzicare il cane che abbaia. No, non stuzzicare il drago che dorme. Cane che abbaia non dorme. Per fortuna questo drago è fatto di pietra e dorme un sonno perpetuo. Può essere stuzzicato senza conseguenze. Va bene. Raccogli le palle, giriamo attorno, ma non c'è niente di che. Abbiamo già preso tutto quello che si poteva prendere. Di qua c'è un'altra. Oh, noi venivamo da là, ma si va anche di qua. Vediamo, Revelio. Qua direi che qualcosa da trovare ci può essere. Qua è chiuso, qua è... ma qui è aperto. Perfetto. Chi è? Sì, corri, ti abbiamo la salute, delinquente. Allora, andiamo un po' di qua, che c'è? A vino, a crepapelle. Ma ragazzi, io qua non trovo niente di interessante, se non un baule che ho già aperto io precedentemente. L'ho preso. Qui c'è una porta, già se si può aprire, sì. E quindi per di qua si va giù.
Ok, raga, io direi che per adesso dove siamo finiti qua? Ribellion. Ah, qua siamo nel sotto. Qui non c'è niente praticamente, siamo già venuti. No, si può scendere, ma non c'era niente qua sotto, no? Qua siamo venuti se non sbaglio, no? Non mi ricordo più. Sì, ah, qui si va dentro cosa? Sì, dai. Si va qua dentro. Perfetto. Quindi qua non dobbiamo andarci. Sì, ho capito. Via di qua. Ci ha guardato male il Ribellion. ragazzo. Quindi a questo punto ci mettiamo davanti qua. E ci fermiamo un attimino per riflettere e riposare fino al prossimo episodio. Perché siamo già oltre le tempistiche. 40 minuti è anche lungo. Qui si gira come dei pazzi, ragazzi. Bisogna girare, fare delle prove, cercare le cose. Adesso poi ci informeremo per raccogliere e coltivare la lunaria e poi per fare le tre piante da combattimento, usarle contro i nemici, contro gli sgherri, insomma, da qualche parte riusciremo a farlo. A questo punto io mi riposo un po', vi lascio, vi abbandono. Se volete lasciare un like, un commento, un'iscrizione, potete fare tutto quello che volete, siete liberi. E non siete obbligati a fare niente, magari solo un commento mi piacerebbe vederlo, leggerlo e poi risponderò sempre a tutti. Un commento aiuta a far crescere il canale, aiuta a capire cosa vi piace a voi. E quindi il commento è importante. Detto questo, ragazzi, niente, io per adesso vi saluto. Questo è stato un pochino scarno, eh? Un paio di partitine a quel gioco assurdo che abbiamo anche perso. E niente di che, dovremmo cercare un po' meglio di fare qualche missione specifica perché sennò qua ci si annoia brutalmente. Petronio Potter vi saluta, vi dà appuntamento al prossimo episodio. Ciao a tutti ragazzi e buona giornata. Alla prossima. Ciao, di nuovo, alla prossima.